Live da Udine, bello il colpo d'occhio offerto dalle tribune del Blue Energy Stadium per il match di oggi. Amici sportivi, Pierluigi Pardo e Lele Adani vi salutano, vi danno il benvenuto. Il consiglio è sempre lo stesso, non cambiate canale. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Match tra Udinese e Napoli. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. I compagni si fanno vedere. Apre su Politano. Va su il pallone, interrompe l'azione avversaria. Ekelenkamp. Va via. Ecco Lukaku. Fischia l'arbitro, punizione invitante questa. Veramente cara la troppa foga dimostrata in fase difensiva, poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Punizione perfetta che possiamo apprezzare meglio da questo replay. Ha calciato con l'interno del piede trovando una traiettoria a rientrare che è terminata in rete dopo aver superato la barriera. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. La gira su Lukaku. Servito David Neres. Occhio a Lukaku. Dice di no con questo intervento. La mette in mezzo. Rinvio così così, non è finita. Ottimo intervento in copertura. Tovin. McTominay. Niente da fare, il difensore recupera. Giannetti. Lovric. Ekelenkamp. Easyboy. Lovric. Ottima lettura difensiva. Può avanzare indisturbato. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Optano per una tattica più prudente lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Tentativo ribattuto. Palla regalata dal Napoli agli avversari. Norma del vantaggio, attacca Udinese. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo, risultato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punteggio. È presto per cantare vittoria, Pier, manca ancora un'eternità alla fine, c'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio, devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Lo difende dall'attacco dell'avversario. Ekelenkamp. E lo ferma. Occhio a Lukaku. Inarrestabile Lukaku. Anguissa. Può battere a rete. E c'è il gol di David Neres. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione, ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato.
Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Comincia ora il secondo tempo. David Neres. Palla persa, attenzione. Pallone arretrato. Palla interessante. La gira su Lukaku. Si oppone al tiro. Brutta gestione dell'Udinese. Si libera del marcatore. Occhio al tocco interessante. Lobotka. Ecco Lukaku. McTominay. Intervento fondamentale. Lucca. Prova a girare la difesa. Ekelenkamp. Dorian Thauvin. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Super Meret qui. È arrivato il momento di cambiare qualcosa. Va con il tocco corto. Ottimo il tackle in area di rigore. Polo Ruscio. Anghissa. Di Lorenzo. Palla in mezzo per Lukaku. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Arriva il momento del cambio. Mattias Olivera entra in campo con il numero 37, Leonardo. Possesso consegnato agli avversari. Thauvin. La gioca su Thauvin. Thauvin. Ekelenkamp. Dorian Thauvin. La ritocca per Thauvin. Tiene palla in attesa del varco giusto. Crossa verso il centro. Tentativo letto bene dal portiere che esce e blocca senza problemi. Anghissa. Occhio al contropiede. Evita l'avversario. Intervento di routine questo per il portiere. Finale che non dovrebbe riservare particolari sorprese, perché il divario è ampio per pensare a un ribaltone. Se c'è una squadra che merita di vincere oggi, Pier, sono senza dubbio loro. Hanno comandato il gioco per larghi tratti della partita e hanno sempre dato l'impressione di poter accelerare e trovare il gol in qualsiasi momento. È una prestazione nel complesso decisamente positiva, impreziosita da questo risultato. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Lovric. Ekelenkamp. Hassan Kamara. Il recupero sarà di un minuto. Finisce con la vittoria del Napoli, che si prende dunque 3 punti importanti per la classifica.